Siamo giunti alla quinta cantata dell'Oratorio di Natale di Bach, la cantata dove raccontiamo l'arrivo dei magi, il ritorno di una luce piena e di un popolo che veramente un'immagine pastorale molto facilmente riconoscibile in tanta iconografia pittorica. Immaginiamo la scena del presepe, un popolo con tutti gli animali, le pecore, i pastori, i dromedari, i piccoli animali da cortile che tutti mettiamo nel nostro presepio. Ecco, dobbiamo avere a mente questa immagine pensando all'arrivo dei magi, con un coro esultante di gioia che dice: si canti gloria a te, oh Dio, a te lode e ringraziamento, il mondo intero ti esalta. È veramente efficace questo primo coro. Subito dopo il racconto dell'Evangelista che ci riporta appunto alla vicenda, l'Evangelista Matteo, ecco, non siamo più davanti con l'Evangelista Luca, ci riporta appunto i fatti dell'arrivo dei magi. E al racconto dell'Evangelista segue un particolare recitativo arioso dove il coro è in dialogo con la voce del contralto, la voce dell'anima, la voce del credente, e appunto il coro dei fedeli, di tutti i magi anche, dice: dov'è il nostro Gesù? E il contralto risponde: è qui nel mio cuore, nel nostro cuore. È una pagina veramente complessa e molto drammatica, soprattutto quando ascolteremo il recitativo accompagnato del contralto. Segue un'aria per il basso, uno dei magi, che fa anche lui una meditazione. Altri corali, come sempre, commentano e punteggiano il racconto di queste cantate. Ricordo, sono sempre l'espressione della comunità di fedeli, i corali che ascoltiamo nelle cantate di Bach. E in questa cantata anche un prezioso terzetto affidato appunto alla voce di soprano, contralto e tenore. Ecco, il contralto rimane il ruolo dell'anima e agli altre voci quella di magi che chiedono: ah, quando giungerà il tempo predetto? Quando apparirà la consolazione del suo popolo? E l'anima risponde ancora: tacete, egli è già tra noi. Ecco, questo continuo inserimento negli episodi delle cantate di Bach della presenza dell'anima, del fedele, quanto Bach amplifica questo ruolo dell'umanità di Cristo e della nostra umanità e della nostra domanda e della nostra inquietudine e della nostra anche richiesta di pace e di bontà che chiediamo al Signore. Anche questa cantata si conclude con un corale un po' più semplice di quelli che abbiamo già ascoltato. Buon ascolto.
Geboren war zu Bethlehem im jüdischen Lande zur Zeit des Königes Herodes. Siehe, da kamen die Weisen vom Morgenlande gen Jerusalem und sprachen: Wo, 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 wo ist der neugeborene König? Wo ist der neugeborene König? Seines Herrn, 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 seines Herrn
König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm das ganze Jerusalem. Im jüdischen Lande,
Thank you.
Abbiamo ascoltato la quinta cantata dell'Oratorio di Natale di Bach, dove con il corale finale cominciamo ad avvertire anche una certa preoccupazione. La presenza di Erode si sta avvicinando alla bellezza, alla bontà di questo fatto della nascita di Gesù. Grazie per averci seguito e vi aspettiamo alla prossima cantata.